animali al ristorante, così cade un tabù. Saranno contenti 7 milioni di italiani che possiedono un cane e spesso sono stati, a volte, insomma, non è facile ammettere un cane, anche se al guinzaglio, negli in un ristorante. Negli esercizi pubblici, sì, perché c'è il cartello, io non entro. E poi c'è questa nuova normativa sulle norme igienico-sanitarie presentata dalla FIPE, che a pagina 88 dice proprio che i cani possono entrare nei ristoranti se condotti al guinzaglio, e lo diamo per scontato, muniti di museruola. Quindi è l'adeguamento a quello che accadeva già in Europa dal 2004, quindi l'adeguamento alla normativa europea in tutti gli esercizi pubblici, una vera rivoluzione. Eh sì, dopo gli hotel e le spiagge i padroni avranno la possibilità di andare a cena fuori anche con il cane. Allora, l'unica cosa che mi sento di dire io è: se la regola è questa, però non esiste che il cane è bravo e la museruola non gliela metti perché tanto non morde nessuno. Perché facciamo così, no? No, ma è bravo, no? Sì. Poi ci sono dei cani, li abbiamo conosciuti anche, che possono sembrare, sai, proprio il classico cagnolino che ti viene da accarezzare. Certo, e poi magari un po' più aggressivo. Infatti, in un ambito nuovo magari ci sono anche altri cani, quindi basta semplicemente attenersi a queste regole. Dovremmo essere un po' tedeschi in questo. Ce la faremo? Penso riusciranno i nostri eroi? Riusciranno i nostri cani?